Siamo partiti. E, beh, buon anno a tutti, di nuovo buon 2016, siamo a Roma in una paninoteca che ha ricevuto il finanziamento, il microcredito, insomma parte del mio stipendio è servito anche a dare una mano a questo giovane romano che ha messo in piedi appunto una paninoteca. Però insomma ne parleremo tra un pochino. Io vi chiedo cortesemente se potete condividere questo video in rete, considerate che siamo di nuovo sotto attacco mediatico incredibile, no? I giornali ogni giorno tirano fango addosso a noi, sono buoni segni, dobbiamo insistere, tenere botta, però abbiamo anche questi mezzi come mentions su Facebook che permettono di condividere contenuti e di arrivare a migliaia di persone a costo zero, per cui se vi va di darci un po' una mano e di condividere questo video, riusciremo appunto a fare un po' di controinformazione. Poi verificate sempre pure le informazioni e le cose che vi dico io, il dubbio è rivoluzionario, verificate quello che vi dico, come verificate prima di leggere un articolo. Cercate di individuare chi sono i proprietari reali del giornale che lo scrive, perché sta tutto lì il gioco. Se scopri appunto che è un giornale che butta fango quotidiano addosso al Movimento 5 Stelle, il giornale riconducibile alla famiglia Erika, Agnelli, Marchionne, Fiat, Renzi e compagnia bella, tu forse capisci, forse hanno una determinata linea appunto che deve buttare un po' di... deve screditare il Movimento 5 Stelle, oppure se c'è un quotidiano che appartiene alla tessera numero uno del Partito Democratico, De Benedetti o altri giornali riconducibili a Berlusconi, insomma i giornalisti, salvo rare eccezioni, stanno facendo un lavoro sporco contro il Movimento 5 Stelle, noi lo prendiamo, ripeto, come segno di stima, di considerazione e anche di giusta preoccupazione, perché temono, c'è un potere un po' che tema il Movimento 5 Stelle, temono le nostre leggi e quindi provano a spaventare i cittadini perché sono terribilmente spaventati. Se leggiamo i giornali, di nuovo pare che qualsiasi cosa sia colpa del Movimento 5 Stelle, cioè qualsiasi dramma in Italia e Roma. Guardate, questa paninoteca si trova qua dietro a Garbatella, San Paolo, Basilica San Paolo, dovete vedere che cos'è Roma questi giorni, è un disastro, è sporca di nuovo, è inquinata, insomma ce l'hanno distrutta, però qualsiasi cosa è colpa del Movimento 5 Stelle, e perché siamo invece nella dittatura dell'ottimismo renziano, tutto è buono, chi dice vi dà dei numeri sbagliati è un gufo, però io ve li devo dare certi numeri, mentre appunto il Movimento 5 Stelle è di nuovo individuato come il responsabile numero uno forse dei disastri dell'Italia e non governiamo mentre gli altri governano tutti, il rapporto debito prodotto interno lordo in Italia ha toccato 132,8%, il record storico dal 1925, la sanità pubblica ce l'hanno distrutta, è al collasso. Mi ha stupito molto questo dato, il reddito medio in Italia, parliamo del sud, reddito medio al sud è 17.957 euro, peggio della Grecia che ha un reddito medio complessivo di 18.454 euro, considerate che il reddito medio in Germania sono oltre 31.000 euro all'anno. Altro dato drammatico, nel 2014 90.000 italiani hanno cambiato residenza e hanno portato la loro residenza all'estero, pensate che il 50% sono under 40, quindi giovani che magari vengono formati anche dalle nostre università, si preparano nelle nostre scuole, quindi lo Stato investe su questi giovani, ma poi soltanto nel 2014 45.000 giovani, 90.000 italiani in totale hanno lasciato l'Italia, considerati il 30% in più rispetto al 2012, quindi i nostri giovani continuano appunto ad espatriare quando speriamo invece che possano cospirare assieme contro un sistema davvero marcio, però abbiamo delle belle notizie, ora ce le diamo Luca. Luca io non lo conosco, ci siamo conosciuti oggi, ha aperto una paninoteca, pagava però molto di gestione, mi dicevi? Sì. E è riuscito ad ottenere appunto un finanziamento tramite il microcredito, che è un fondo statale dove però noi parlamentari del Movimento 5 Stelle mettiamo i soldi. Io ci ho messo circa 150.000 euro, per cui parte forse una mollica di un panino viene anche da questi soldi, che io sono fiero di aver contribuito. Raccontaci un po'. Allora, io all'inizio pagavo, come già avevi detto tu Alessandro, pagavo molto di più di gestione, quindi poi mia madre un giorno mi propose di fare domanda per questo microcredito, in modo che rapportato alla spesa mensile diminuiva di parecchio comprandomi la licenza. Quindi io all'inizio, come ripeto, non ci credevo e niente, ero diffidente su questo bando. Allora mia madre ha insistito e alla fine ho portato tutte le carte che dovevo portare. È stato, mi rendo conto che è pure faticoso, ci stanno purtroppo sì, in mezzo le banche, noi
fanno da intermediare le banche, lo so che è un disastro, però è il massimo che stiamo ottenendo per adesso. È stata una bella ricerca per trovare il consulente del lavoro, però alla fine ci siamo riusciti. E dopo qualche mesetto abbiamo avuto esito positivo di tutto. Quindi avete ottenuto 25.000 euro, sì. Con questi soldi, mettendoci qualcosa di tuo, ti sei comprato una licenza. Ci siamo comprati la licenza. Oggi ogni mese quindi risparmi un sacco di soldi, sì. Di gestione. E restituisce ogni mese, mi hai detto, no? 360 euro che lavorando restituisce appunto come prestito, e quindi poi questo fondo potrà in futuro dare una mano a delle altre imprese. Ad oggi circa 900 imprese italiane hanno ricevuto un sostegno economico grazie al fondo del microcredito, dove, ripeto, i parlamentari del Movimento 5 Stelle ci hanno messo circa 14 milioni di euro ad oggi. Lo vedete come riusciamo a non fare espatriare i giovani? Attraverso il microcredito, in più attraverso leggi come il reddito di cittadinanza che dobbiamo riuscire ad ottenere, fondamentali per far sì che i giovani non fuggano, appunto, non vadano dall'Italia. Altra cosa proprio bella, tu hai assunto un altro giovane. Sì, un giovane che ci dà una mano la sera. 20 anni, sì, sì, romano. Sì, a 20 anni di Roma, sì, è molto volenteroso. Quindi significa che chiaramente lui con questa impresa avviata, qua siamo, vabbè, lo diciamo, sulla paninoteca si chiama Bayouk e si trova vicino Carpatia, vicino all'università, questa è la Federico Caffè, che è la facoltà di economia, no? Sì. Di Roma 3, e fa panini gourmet, birre artigianali, insomma un bel negozio. Ci diamo da fare, dai. E soprattutto è riuscito a dare appunto un lavoro, quindi anche questo finanziamento che ha ricevuto tra ci risiamo, mi sa. Vedi un po', ci risiamo, no? Pure Edoardo dall'Argentina. Ci risiamo, giusto? Sì. Sta funzionando. Vabbè, nulla, era solo per salutare. Sta funzionando? Sì. Scusa. No, No, mi sa che sta funzionando, continua ad essere in diretta, giusto? E insomma, vi dicevo che se ci pensate, microcredito, reddito di cittadinanza, sostegno alle imprese, ai giovani, e ce la facciamo a rendere questo paese, a farlo tornare normale. Se soltanto un gruppo parlamentare di 140 parlamentari circa è riuscito appunto a mettere da parte quasi 15 milioni di euro e a metà legislatura, pensate quando il taglio degli stipendi sarà per tutti i consiglieri regionali, per legge quando amministrerà e governerà il Movimento 5 Stelle, per tutti i parlamentari della Repubblica, riusciremo a fare un grande gruzzo appunto di denaro e sostenere piccole imprese come appunto questa paninoteca dove Luca lavora e che ha permesso appunto a un altro giovane romano di avere un lavoro. Io vi auguro di nuovo buon anno, sarà una battaglia qui all'amministrativa incredibile, ripeto, arriverà un quantitativo di fango fuori dal comune, buon segno, davvero evidentemente stiamo andando bene, ripeto, proveranno a spaventarvi perché sono terribilmente spaventati, soprattutto a Roma, se noi diciamo qui a Roma scopriamo le magagne, le ruberie degli ultimi 20 anni, veramente, i bilanci, lo schifo che hanno fatto, che ancora non siamo riusciti a scoprire, e nulla, appunto vi abbraccio e buon 2016 a tutti quanti.